Hanno interessato anche la provincia di Salerno le operazioni di prevenzione antimafia che la Guardia di Finanza di Palermo continua a svolgere a contrasto dei patrimoni di origine illecita. L'obiettivo è quello di disarticolare in maniera radicale le organizzazioni criminali, mediante l'aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate, di liberare l'economia dalle infiltrazioni della criminalità, consentendo agli imprenditori onesti di operare in regime di leale concorrenza. Il Tribunale di Palermo ha emesso 2 decreti di sequestro ai sensi della normativa antimafia nei confronti di imprenditori referenti di un gruppo societario vicino alle famiglie mafiose Pagliarelli, Portanuova, Palermo Centro, Brancaccio e Noce. La ricostruzione operata dalla Procura della Repubblica si basa sugli esiti di indagini che avrebbero fornito una dimostrazione della ricerca di potere economico da parte di Cosa Nostra, infiltratasi nel settore della gestione dei giochi e delle scommesse sportive. In particolare, le investigazioni avrebbero delineato l'esistenza di un gruppo di imprese gravitanti intorno alle figure centrali di un soggetto appartenente ad una famiglia mafiosa e di imprenditori collusi che mettevano a disposizione dei principali elementi mafiosi palermitani le proprie abilità per acquisire la disponibilità di numerose licenze e concessioni statali rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'esercizio della raccolta delle scommesse, fino alla creazione di un impero economico costituito da società formalmente intestati a prestanome che nel tempo erano giunte a gestire volumi di gioco per circa 100 milioni di euro. Sulla base di ulteriori investigazioni economico-patrimoniali svolte dalle Fiamme Gialle palermitane, il Tribunale ha ritenuto di dover qualificare i soggetti individuati come socialmente pericolosi, poiché con le proprie condotte illecite avrebbero fornito un contributo di estrema rilevanza per il rafforzamento di Cosa Nostra, consentendole di realizzare un controllo diffuso e capillare del mercato dei giochi e delle scommesse sportive. Pertanto è stato disposto il sequestro di 3 immobili, tra i quali una villa di particolare pregio ubicata nell'isola di Favignana, quote di capitali e compendi aziendali di 11 società con sede nelle province di Milano, Roma, Salerno e Palermo e 45 rapporti finanziari costituiti da conti correnti, conti deposito e polizze assicurative. Il valore complessivo dei sequestri ammonterebbe a circa 43 milioni di euro.